Signore, vita di chi muore, sia il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Marta. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito, perché io possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. Eterno riposo donale, Signore, e splenda la luce eterna. La mamma ha sempre qualcosa da fare, per tutti. Ok, bah écoutez, sans transition, on se retrouve sur le stream de Martha is Dead. Donc, le titre est très très intéressant à plus d'un titre. J'ai dit deux fois titre dans la phrase. Donc, je suis avec mon fils Samuel. Donc, c'est vraiment une découverte en fait. Je ne connaissais pas le jeu. Et pourquoi est-ce que le jeu est très très intéressant? Parce que c'est à ma connaissance un des rares jeux. Qui est en italien. Donc on peut y jouer en plusieurs langues, mais la langue d'origine est donc l'italien. Autant jouer en VO sous-titré français. L'autre partie très intéressante du titre, c'est justement l'adoption par le personnage principal que l'on joue. Donc c'est un jeu qui se joue. Bascani. Ouais, on joue en fait à la première personne, hein, puisqu'on est dans la peau de. Bascani. Ah ben, je vais juste te présenter Sam, d'abord le jeu, puis après je suis tes directives. En fait, on joue la sœur de Martha, donc la sœur jumelle. Mais après avoir découvert Martha dans le lac, les parents ne savent pas en fait que le personnage principal a pris l'identité de sa sœur. Donc en fait, on se retrouve avec un personnage qui a une double identité, qui a sa propre identité et qui doit jouer celle de sa sœur devant ses parents, devant la famille. Donc vraiment une sorte de drame psychologique très très intéressant. Et en plus, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc beaucoup beaucoup de choses intéressantes. Alors Sam, tu me disais, tu veux aller... En bas. Ici? Sim. Ora non ne ho bisogno. Andare in bicicletta qui in giro è bellissimo. Queste però sono le bici di mamma e papà. La mia è fuori. Alors, on pourra faire du vélo plus tard dans le jeu. Apparemment, pour l'instant, c'est bloqué, mais c'est prévu que voilà, qu'on puisse faire du vélo. Il y a une partie justement où on peut. Alors, on peut pas sortir pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir la pièce où on était tout à l'heure. Il y a un piano, il y a pas mal de choses à découvrir. La radio, notamment, par exemple. Non posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio, sempre. Eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza. Stop. 17 luglio 1944. La nostra famiglia, commossa, vi avvicina in questa grave circostanza. Ernesto e famiglia. Allora, se non puoi telefonare. Non c'è motivo di telefonare ora. Un dipinto antico. Lo trovo così triste. Mi comunica un grande senso di solitudine. Chose dans cette caisse, non? La scatola di un telegrafo. Io lo so usare. Il babbo mi ha insegnato.
Lobo e del babbo. Stavamo preparando un duetto molto bello insieme, le rare volte che ero a casa. Pourquoi j'ai pas pu? Posé. Posé. En fait, c'est pour allumer le système briquet. Tutto deve essere sempre perfetto per lei. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. C'est ici, d'accord. On va poser le bouquet ici. Bon, c'est très scripté comme jeu. On est vraiment sur un jeu d'aventure. Qu'est-ce qui est chiuso? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Marta è sorda, tu che non puoi avere figli, ma ti sembra il momento?
Giulia è morta, Irene! Morta! Qualcuno l'ha uccisa! Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto! Lo capisco, cosa credi? Se non lo capisco io, sempre problemi, solo problemi. Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente! Tu sei pazzo! Io sono pazzo? Io? Lo hanno fatto per colpire me. E così, sono io la causa della tua morte. Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. No. Non possiamo fare più niente insieme, vero? Più niente. Mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa, è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Roma. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco, Erich K., è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti. La mamma non sembrava soffrire molto. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta. Ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata io. E sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili. Thank you.
pas, il faut vraiment reprendre. Attends. Tac, ensuite donner. Alors là, je crois que c'est la fameuse scène qui avait été coupée. Parce que il me semble que sur PC, tu peux faire justement l'horrible scène de scalp. Et là, en fait, voilà. Là, on est dans. D'accord. Ah, c'était ça le gameplay.
Il fallait regarder le visage de... Oh mon Dieu. Mais en fait, c'est des... C'est très très mal expliqué par endroit. Après, le fait de mélanger un drame familial avec le contexte de la Seconde Guerre mondiale dans un jeune italien, comme je disais, c'est vraiment pas mal. C'est intéressant, mais il y a beaucoup de rigidité en fait. Il y a une rigidité dans le gameplay, il y a aussi une rigidité cadavérique. Il y a un petit personnage qui s'appelle... Oh Era solo un punaise. sogno, un orribile sogno. Le personnage du père s'appelle Eric en Quella plus. donna, il volto di mia sorella. Vorrei che tutto fosse un sogno e vedere mia sorella che dorme nel suo letto. Invece il letto è vuoto e questa è la realtà. Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa. E ora? Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Posso catturare l'anima di Marta. Favole spaventose. Tutto sembra essere spaventoso ultimamente. Eppure qui è tutto così bello e luminoso. Allora, est-ce que tu reconnais les contes, Sam? Petit chaperon rouge. Non. Le petit poucet. Si oui. La cassetta di Marta. Chissà dov'è la chiave. Adesso non l'aveva. Forse è finita in fondo al lago. Ok. Alors, on n'a pas encore la clé, il faut trouver la clé. Pour l'instant, on n'en a pas. Ce qu'on pourrait faire, c'est voir, essayer de voir si on ne peut pas sortir. I vestiti di Marta. Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Potrei anche usare i miei vestiti nell'altro armadio. Alors, soit on met l'ensemble noir-blanc. Le noir. Questo vestito è solo per le grandi occasioni. Ah, mais d'accord, dans ce cas, ne me proposez pas. Bon, on va mettre le blanc alors. Bon, c'est bon, ça fonctionne, ça fonctionne. Par contre, est-ce qu'on peut se voir si on change de tunique, qu'on peut pas se voir là? C'est quoi ce truc? Il mio vestito, quello che Marta indossava. Ok, et donc ça c'est. Per oggi sono già vestita. Ah mince, du coup elle dit. En fait, c'est sa chambre. Donc là, elle est vraiment dans sa chambre à elle. La tata mi verrà presto a trovare. Se la mamma vede questa fotografia, me la butta via. Poco ma sicuro. Siamo io e l'Apo. Voglio vederlo il prima possibile e piangere la morte di Marta assieme a lui. Et là, normalement, on doit pouvoir ouvrir parce que la c'est le sien. Chiave. Mais non, c'est fermé, d'accord, il faut la clé pour les deux. Bon, on va sortir des chambres. Nella mia borsa c'è sempre tutto quello che mi serve. Vous voulez ça?
Ok, donc ça c'est le plan. Prima di uscire dalla camera sarebbe meglio che mi guardassi un po' meglio in giro. Ancora favole spaventose. Pardon, Sam. È il 18 luglio. Sono circa le 9:30. Alors, j'ai oublié quelque chose, mais quoi? Ah, mais si, j'ai la clé, c'est pour ça. Mais non, parce qu'elle a dit qu'elle était déjà. Ok. Mais. La chiave della mia cassettina. Il mio diario. Luglio 1944. Questo è un nuovo diario. Ci siamo trasferiti qui oggi e quello vecchio l'ho scordato a casa mia. Ma va bene così. Ma après, Samuel, si on arrête, on va pas comprendre l'histoire. Ah, peut-être qu'on va pouvoir sortir. D'accordo, ma non credo sia il caso di lasciarla dormire tutto il giorno, no? Come dici? Va bene, non la sveglio, accendo solo la sua luce. Almeno quando si sveglia, sa che deve scendere per la colazione. En fait, comme il pense che Marcella è toujours vivante e qu'elle est sourde, il si permette de. Devo stare attento a non parlare. E a de non parler, capire che de parler d'elle. O saranno guai seri. Luglio 1944. C'è qualcosa di strano nel bosco. Ogni volta che sono al lago ho una strana sensazione. Forse è la leggenda della Dama Bianca che mi influenza. Mi vengono delle strane idee. Penso che ci siano delle presenze. Poi penso che sono completamente scema. Comunque sia, scema o no, voglio fare delle fotografie. Non sono spaventata, anzi, direi che sono eccitata. Mi sono messa d'accordo con Marta. Domani mi accompagnerà al lago a mettere due nuove macchine fotografiche con il temporizzatore e vediamo cosa riusciremo a fotografare. Non prima di un bel bagno, ovviamente. A dire il vero, Marta non ama molto la fotografia e ultimamente neppure fare il bagno, ma si diverte a stare con me, a farmi i dispetti. Poi, quando si stanca, si mette a leggere i suoi libri e io faccio le mie cose. Stiamo insieme. Stiamo bene. Che bella la neve. Non nevica spesso da queste parti, purtroppo.
I quadri a casa nostra non mancano mai. La mamma è appassionata di pittura. Ah, on peut courir, d'accord, avec Eden. È chiusa. Strano, perché hanno chiuso proprio la mia vecchia stanza? La colazione per Martha è pronta. Possiamo andare? Sì, si sta facendo tardi. Il giornale lo hai lasciato? Sai quanto ci tiene Martha a leggerlo? Sì, Irene, è lì sul tavolo. Non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci lì? Sì, puoi lasciarla lì ancora qualche giorno. Ti dispiace? Era per Giulia. Poi la toglierò. Ora mi fa troppa tristezza. Vederla lì è come se... Non so come spiegare. Va bene, va bene, va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Il babbo ha ragione, comunque. Martha leggeva sempre tutto. Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale li impegneranno molto. È tutto più complesso con la guerra. Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. Feroce assassino a San Cassano. Giulia K, giovane donna di rispettabile famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione. I carabinieri indagano. Emerge il possibile movente politico. Martha non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. Pane, burro, marmellata e caffè. La tipica colazione di Martha. Io preferisco il miele e il latte, ma dovrò adattarmi ai suoi gusti, ovviamente. Per Giulia, per fotografare sempre di più il babbo. Scattando una foto posso verificare che la macchina sia a posto. Potrei fotografare un passerotto. Ce ne sarà certamente qualcuno qui fuori. Cioccolata, un privilegio per pochi di questi tempi. Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Du coup, Sam, pendant que tu n'étais pas là, j'ai pu sortir de la maison, j'ai récupéré l'appareil photo. Alors, hop, là, on peut, du coup, regarde, on peut faire des photos, Sam. Alors, vous êtes sur le point d'utiliser l'appareil photo de Giulia. C'est un Rolleicord de 40 avec une pellicule de 120 mm. Vous pourrez l'utiliser pour prendre des photos tout au long du jeu. Certaines photos contiendront des éléments cachés qui feront progresser l'histoire. Carré.
Ah oui, d'accord, donc là on a l'exposition. Ok. L'ouverture. Oui. On va ouvrir encore un poil. Et la mise au point, c'est comment alors? Ok. Et R2 pour prendre une photo, d'accord. On s'est rendu compte qu'on avait des vélos en fait, donc je me demande où là les textures qui apparaissent. Je vois un peu, il y a la gestion de l'ombre. Qui mi volevo sempre fare il bagno quando ero con la tata, anche quando faceva freddo. Oh, on est quand même limité, on ne peut pas traverser ici. Venivo qui a pescare quando ero piccola, con quel signore tanto simpatico, che lavorava all'azienda, chissà dov'è, forse in guerra anche lui. Est-ce que si je fais ça par exemple, est-ce que je peux remonter? Là je suis coincé par la végétation, c'est ça? Ah d'accord, les moubis, j'ai passé par là. Ok, et si je veux utiliser. Attends, on va essayer d'utiliser l'appareil photo. Voilà, ok, donc là je peux cadrer par exemple. Ah, attends. Ah, ouais, ben en fait il faut prendre une photo d'un moineau, mais. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut sortir au niveau du pont? Est-ce qu'on peut? Ah mais c'est fermé, d'accord. Ça c'est entre la propriété, d'accord. Et je pense qu'on peut pas y aller parce que c'est verrouillé, d'accord. Bon, c'est quand même bien balisé tout ça. Est-ce qu'on peut rentrer là dans les bâtiments? Questo è il centro della nostra azienda agricola, ma da quando ci siamo trasferiti qui non si lavora più come prima. Questioni di sicurezza, dice il papà.
Avevo paura degli animali da piccola. Non mi avvicinavo mai da sola. Attends, est-ce que je peux prendre une photo de la vache? Ce truc qui n'est pas demandé, quoi. Attends. C'était comment déjà pour le... Ah mince, j'ai pris la photo avant, d'accord, bon ça fait rien, c'est pas grave. Bon là j'imagine que c'est la fin de la propriété, pareil on est limité. Bon c'est très bucolique hein, c'est... C'est joli, mais c'est pas très animé. Ah, les anciennes machines agricoles. On va retourner dans la maison, enfin au moins on... ici à l'intérieur. Ah mais le vélo, attends, est-ce qu'on peut prendre... Ah voilà, on peut voir un peu. Luglio 1944. C'è qualcosa di strano nel bosco. Ogni volta che sono al lago ho una strana sensazione. Forse è la leggenda della Dama Bianca che mi influenza. Mi vengono delle strane idee. Penso che ci siano delle presenze. Poi penso che sono completamente scemo. Comunque sia, scemo o no, voglio fare delle fotografie. Non sono spaventata, anzi, direi che sono eccitata. Ok, donc La mia bici con la ruota sgonfia, come al solito. Una pompa risolverà il problema. Ok, une pompe à vélo. Donc où est-ce qu'elle est la pompe à vélo? Attends, la modélisation des draps, on va voir. Ils sont hyper midonnés les draps quoi. Il n'y a rien qui bouge. C'est ce qui me semblait assez c'est amidonné de chez amidonné.
l'ancienne sulfateuse, quoi. Est-ce que par là on peut accéder à... Mi piaceva guardare la tata che cucinava e rimediavo sempre un sacco di cose buone. Attends, siamo fortunati. Di questi tempi le dispense sono vuote e c'è chi ha fame. Ma con un babbo generale tedesco da mangiare non manca mai. Une paire de ciseaux. La machine à coudre. La macchina da cucire della mamma. Je pense qu'ils ont payé le droit de Martin Singer dessus. Certo, la soddisfaceva. Potrebbero servirmi. Ouais, faut peut-être pas trop lui laisser des ciseaux à elle parce que vu ce qui s'est passé au début du jeu. Ah oui, regarde le labo. Il babbo ha attrezzato qui la camera oscura. Non scatta più per lavoro, ma la fotografia è sempre la sua vera passione. Io e Marta possiamo usarla quando vogliamo. On peut choisir la photo celle avec le choisissez la photo que vous souhaitez développer. Pardon Sam, excusez-moi. Alors c'est quoi déplacer, d'accord. Ah oui, c'est vachement pointu en fait. Attends. Tous les bains, c'est ça? Finaise. Alors attends, pour obtenir une exposition idéale, sortez le papier du révélateur quand le moniteur se trouve dans la zone verte. D'accord. Hiérophante, ok. Je t'ai mettre dans l'album. Bon, c'était toujours pas ce qu'on nous avait demandé, puisqu'on nous avait demandé une photo de. Questo registratore l'ha fatto portare il babbo qui la settimana scorsa. È vecchio, ma funziona ancora. Lui ha sempre adorato tutto ciò che è tecnologico. Par contre, non, ça c'est la chambre noire, ok.
Questi tavoli da lavoro mi affascinano. Mi piacerebbe imparare a lavorare in legno. Qui il marito della tata costruiva le mie bambole. Oggi Bonsi, nel giorno di Sant'Alessio, la battaglia in furia nella città martoriata dai bombardamenti anglo-americani. La nostra Signora del Carmelo, compagnia del Fallashirm Regiment, contrattaccava ieri, costringendo i francesi alla ritirata e arrivando fino a Piazza del Mercato. La situazione è attualmente sotto controllo. Ok, donc on a trouvé la pompe avec l'eau. Ecco la pompa. Évidemment, on ne peut pas sortir de ce côté. Ils ont carrément fait un gameplay sur la pompe avec le stick, quoi. On peut faire du vélo. Ça change tout, ça change tout. Attends, mais non, mais ne me dis pas que... Mais non. Non, ce n'est pas possible. Je suis coincé par le... Ah non. Attends, est-ce que je peux faire du vélo? Je peux faire du vélo ici? Est-ce que je peux descendre? Je peux pas descendre, c'est ça. Mais à quoi ça sert de donner un vélo dans le jeu si on ne peut pas l'utiliser? Oh non, la rigidité du truc. Ah voilà, enfin. Mais non, mais je reviens où j'étais. Mais non, non, non. Oh, c'est poussif, c'est poussif. Et là, c'est pareil, je vais être coincé, quoi. Ah non. Et du coup, le vélo reste là, c'est ça? Ok, bien. Bon, ben, je pense qu'on a vu... l'ensemble du gameplay du jeu Martha is Dead. Donc on va s'arrêter là pour l'instant, je ne sais pas si on verra la suite, parce que c'est quand même relativement rigide. C'est joli, c'est bucolique, la partie photo m'intéresse pas mal, l'aspect, l'écriture aussi, au niveau des non-dits dans cette famille allemande, donc installée en Italie. En pleine Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment pas mal. Par contre, au niveau du gameplay, c'est horrible, quoi. Donc, à voir s'il y aura une prochaine vidéo sur le sujet. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.